Ciao amichis, benvenuti a questo canale di Fisima da Pablo. Come potete guardare, ho portato questa cuerda al giorno e oggi voy a fare un video dando consigli per imparare a saltare la corda per le persone che ancora non sanno saltare la corda. E te do 5-6 passaggi per iniziare a saltare la corda migliore. Saltare la corda non è così facile, ni anche difficile, è questione di praticare. Tener un po' di pazienza e piano piano si impara a saltare la corda. Come potete guardare, questa corda mia ha un elastico, è di plastica e ha un elastico internamente. Si sono cordas de plastica, si sono cordas de metallo, si sono cordas di differente peso. Tu prendes una corda dipendendo la tua condizione fisica. Si stai iniziando, prendi una corda che sia semplice. Per esempio questa quando è valio mi picchia, un pochino diciamo intermedia, mi piace. Però quando vamos a iniziare a saltare la corda, importante tenere una misura giusta, che sia giusta per fare il giro, che non sia ni troppo corta ni troppo lunga. Saltando la corda se migliora la coordinazione, se lavora el ejercicio aeróbico, se guadagna un poquito flexibilidad y se mejora tu performance dependiendo el sport que tú practiques. Si tú no practicas ningún sport, y no importa, puedes saltar la corda al menos de 2 a 3 vueltas a semana y te vas a meter en forma, te va a ayudar a jugar. No te piace correr, no te piace salir en bicicleta, salta la corda. Importantísimo con la corda. Cuando saltamos la corda, yo consiglio de saltar la corda en una superficie que sea amortiguada o que sea un poco de goma o aunque de leño o madero en español, la madera. No saltar en el cemento, a tierra, porque nos podemos fare male con nuestras articulaciones. Si tú hay un problema en el ginocchio, en medio, en una superficie que sea amortiguada, pues evitar el impacto a tu ginocchio. Ok, para el giorno de hoy vamos a iniciar con un poquito de movilidad. Importante que prima de iniciar, enviarle una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física, pues si no nos fachamos mal y estamos siempre activos. Me pliego. Una piccola corsa. Ok, vamos a iniciar con nuestro primo pasallo. Vamos a aprender un poquito de confidencia con la corda. La voy a meter a tierra. Vamos a hacer un poquito de rescaldamiento. Saltos en punta de pie para evitar el impacto de caer così brusco. Para ser un poquito más ágil. Vamos a hacer esto. 10 vueltas. 1, 2, 3. 4, no pisa la corda. 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, perfetto. Un piccolo passaggio, questo nos da un pochino di confidenza con la corda. Vamos a iniziare il nostro primo passaggio. Vamos a fare giro con una mano, vamos a fare questo. Vamos a fare giro e un piccolo di corsa. Vamos a fare 15 giri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Cambia la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come potete guardare, sto ammortiguando. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Estoy abriendo tanto el gomito un poquito a la espesa misura de la espalda. Nuestro segundo pasallo, vamos a girarlo de frente. Tan, tan, tan. Esto nos da confidencia, guardalo acá. Giro. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, lo incrocio, 8, 9, 10 in più, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, ok, cambio, cambio, lo incrocio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok. Primero iniziamo girandolo normale, ta, ta. El segundo incrociandolo, tra, tra, tra. Adesso vamos a farlo tutte, due insieme, faccio 10, faccio 10, 10 di fronte e 10 incrociato. Ok, si va con una mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Incrocio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, abbiamo incrociato con 1, ta, 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 dopo ta, ta, ta. Adesso, che vamos a fare? Vamos a farlo con le due mani, con le due mani. Vamos a prendere la corda, la corda. Vamos a fare questo movimento, sempre girandolo, girandolo. Giro, 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 giro. Ok, si va. 3, 2, 1, via. Va. Sempre in salto, in salto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e auro. Nuovamente, guarda. 1, 2, lo hago senza saltare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quando voglio saltare, auro. Ta, 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 giro, giro. Quando mi decida, auro le mani e dentro. Nuovamente, guarda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, auro. 1, 2, 3, auro. 1, 2, 3, auro. 1, 2, 3, auro. Ahí me sono sbagliato, però è normale. Con la corda ci vuole un pochino di pazienza. Repetere, repetere, repetere. Hasta che si diventa normale. Normale saltare come un professionista. Ok, adesso voy a fare così. Voy a pasarlo de una mano a la otra mano. Vamos a fare questo. Voy a incrociar. 1, 2, 3, cambio. 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 Perfetto. Adesso vamos a farlo tutto de capo, tutto de capo, tutto de capo. Vamos a saltare normale, 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 normale. Tutto de capo, tutto de capo. Ok? Preparati. Vamos a ver si habíamos imparato con estos 3, 4, 5 pasajos de base. Iniciamo girandolo de fronte, dopo, dopo, incrocio, cambio di mano. Dopo, quando cambio di mano, abro la corda e inizio a saltare lentamente. Per saltare la corda ci sono tantissimi passi, però oggi abbiamo fatto 2, 3, 4, 5 passaggi di base che ti vanno a aiutare a migliorare tu performance. Ok, vamos a iniziare. 3, 2, 1, via. Ta, 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 incrocio. Ta, ta, 1, 2, 3, adentro, va. Salto in punta di piedi. Sempre amortiguo, amortiguiamo la caduta. Ta, ta, 1, 2, 1. Adesso inizio saltando così, di questa forma. Ta, amortiguando. Se sono avanzato, posso muovere il piede. Ta, ta, ta. Sono in un parco, in un parco, in un parco. Ok, va. Ta,
ta, ta, ta, uno, uno, due, tre, uno, due, tre, ta, cambio la mano, cambio, e apro, una, due, tre, ta, 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 ta. Più avanti potremmo fare così, girare. Pero esto si vuole un poquito de practicare. Por último, posso dire que saltar la corda te fa bene. Saltar la corda te diventa una persona più attiva. Te viene el fiato. Te ayuda a asciugare. Dopo la corsa, qué mejor que saltar la corda. A todas las personas que guardan este canal, si ancora no te has inscrito, escríbete, lásciame tu comentario. Pablo,